Titana presenta La Mancinelle. Scusa,
L'aspra vicissitudine vinta con une contanti meriggi di giugno. Forse volarono rondini simili a gazze, e foglie di verde virile frescura, gettando un'ombra fuggita, ancora non lieta, tra duro cemento e tufo, chiesero i termini a barche limpide, navigli inutili. Lo schianto vero della sirena, Ulisse mitico e fabbrica, in terra di fuochi e di vulcani. Non dico il tuo nome, così mentre ancora bugiarda è l'ora, di poco bugiarda, sorride infine per sempre una volta, stanco di nubi e di ricordi, un mito fermo a vincere l'attesa. Ciao a tutti, sono Elvia, sono in studio e ho appena finito di registrare il mio nuovo singolo, Dolce Melodia, scritto da Luciano Somma e musicata da Franco Matricano e arrangiata da Max Mungari. Uscirà a Natale, quindi è un pezzo compratelo! Buona musica a tutti, un bacione! Di me, io così sa.
stanza appare meno netta. Bislacca manta basilico e gerani, mentre io mi giro a porgerti un gelato, a prenderti la mano. Tu non ricordi quante volte vezzosa tra i capelli. L'ombra mi segue. Tranquilla, lei non domanda altro, se poi si spanda in lungo e in largo sui nostri petali distratti dal lento moto specchiato al sole di chi vagheggia l'eliotropismo, sì che non tema, venuta l'alba, di essere solo l'ombra di un sigillo, ed io non sappia, verso il tramonto, lasciare indietro l'ombra di me stesso, magari sbircio tra le finestre chiuse e immagino i segreti di chi tace. Roberta Panizza. Tra Capri e Sant'Angelo. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. Siamo in ripresa? Sì. Stai riprendendo? Sì. Bene, no, perché siccome dovevamo iniziare questa cosa per fare una sorta di spot pubblicitario, poi io passando qui a Ponte, prima di venire qui in questa libreria favolosa che è Gulliver, che qui a Ponte è molto carina, ho visto che sono le luminarie. Io quando vedo le luminarie, come le vedo le luminarie, subito capisco che dopo un po' c'è un palcoscenico e mi posso esibire e vado in palcoscenico. Allora ho detto, dov'è il palcoscenico? Invece non c'è ancora. Che vuoi tu da questa parte? Allora, sono nella libreria Gulliver a Ponte, dove praticamente, siccome si vendono libri, non si vendono, si passa un quarto d'ora qui dentro, perché è meraviglioso, c'è una bellissima atmosfera, subito, immediatamente vi sentite un po' intellettuali, vi sentite un po' artisti, vi sentite un po' felici, un po' sereno, che secondo me è un libro da sempre serenità, perché sarà la voglia di apprendere, la voglia di sentire l'odore, perché guardate, i libri hanno un odore. Il dispari, questi sono amici miei, guarda, ah, che bello, io farei sempre così, pensate che se per esempio compri il giornale la mattina, sia il quotidiano che i settimanali, io non posso, nessuno lo deve toccare, avete capito? Non lo devono toccare, perché sono io che lo devo aprire e devo sentire l'odore di stampa, è così, forse perché mio zio è stato un grande giornalista, Angelo Maggio è stato un grande scrittore, è stato il direttore del Roma all'epoca del Napoli Notte, che ne so, o forse perché il mio amico nuovo direttore del Roma, lo conosco bene, Antonio Sasso, ogni tanto mi fa questo fatto, non lo so, però mi devo nominare anche il Mattino, perché se non lo nomino, è il mio giornale, il giornale della mia città.
No, mi sto troppo divertendo. Allora, noi siamo qua, io sono Lucia Cassini, l'ho detto prima, non lo so, sono Lucia Cassini, quello che piace ai grandi e ai bambini, sono a Ischia Ponte, alla libreria Gulliver, per un fatto fantastico, perché devo pubblicizzare, promuovere una trasmissione televisiva che penso andrà su Teleischia, mi dicono, e anche non lo so dove, perché poi in questo modo vanno dovunque queste cose, e la trasmissione è molto intrigante, perché è tra l'intellettuale, tra l'erotico e la narrativa, la libreria e tutto quello che concerne la canzone, la macchietta e tutto quello che concerne anche me, perché scusate, se no che la faccio a fare? La saggistica? Dimmi qualcosa, che volevi? La chi? L'erotico. L'erotico l'ho detto, lui si preoccupa solo dell'erotico. Che guaio, perché poi a una certa età, tu che sei più giovane, devi sapere, si preoccupano solo dell'erotico. Vabbè. Allora, io sono qui sempre a Gulliver, e sto bene, non me ne andrei più perché sto benissimo. Questo per esempio è un libro di Bruno, a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza, Adotta una poesia, che è bellissima, Adotta una poesia, perché diciamo che siamo tutti un po' poeti ed è bellissimo adottare una poesia. Diventiamo più poetici, perché secondo me diventiamo più dolci, più buoni, perché la poesia insegna un sacco di cose, sono un sacco di frasi, un sacco di cose carine che ci possono dare una mano. Io approfitto, mi metto anche un attimo gli occhiali, guardate come sono belli, vendono sempre loro. Ci sono i brillantini, gli occhiali che brillantini non fa pregio. Vabbè, uso gli occhiali, allora questi possono pure mettere come sto. Vabbè, questo è il mio film come in un libro, perciò poi c'entro, ci azzecco io. Perché? Io ho fatto 40 anni di carriera, ho cominciato però a 2 anni, quindi uno si fa, dice, quanti anni c'ha Cassini? 42, 42, ti faccio io te. Questo è il libro, il film, si chiama Io tengo il DNA targato na, ed è un film in DVD, però è come in un libro, infatti c'è la prefazione che è di Vittorio Paleotti, il più grande, ed è uno che abbiamo a Napoli, bravissimo. Vedete, qua c'è scritto la vita dell'artista partenopea, partenopoletana, che sono sempre io. Aspetta, tengo gli occhiali, ma come sono scemo, guardate. Ecco, in occasione dei 40 anni di carriera, attraverso ricordi, emozioni e canzoni rigorosamente targati no. Ed è come in un libro, perché uno mette il DVD, però c'è la prefazione, ci sono i miei colleghi che mi ricordano, cioè colleghi che purtroppo non ci sono più, da Mario Mero, da Peppino Di Capri, tutti hanno un pensiero per me, e anche la gente, io non mi rivolgo per te perché pure tu riprendi, anche la gente comune, la vinaia, la portinaia, le persone per strada, è molto bellino. Tra una cosa e l'altra ci sono tutti gli spezzoni dei miei spettacoli, anche quelli vecchi, delle clip molto carine e le canzoni. In tutto questo c'è questa canzone Balla Concetta, che vi ricordate quello che facevo? Quello sta facendo così da quella parte, perché non la riprende, è quella lì che fa così. Balla, balla, balla concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta, balla, balla, balla concetta. Questa balla concetta, Sara Main, che è una DJ molto importante, il Pascià di Ibiza, le è piaciuto questo mio pezzo, si è innamorato di questo mio pezzo e l'ha fatto in versione remix. Quindi è uscita Ibiza e non solo che sono andata terza in classifica, la gente sulle spiagge canta la mia canzone, sempre con la mia voce, però è diversa, è un po' come quella della Carrà. E prima a far l'amore comincia tu, erotico, a me invece balla con gente che la vita è una sigaretta, molto bene. Niente, io penso di aver detto tutto, la trasmissione andrà su Teleischia, penso fra un mesetto, io spero di essere a Ischia, lui mi ospiterà così, perché Ischia poi è la mia isola preferita, la mia isola del cuore. Ischia molto spesso si prende e non mi dà, perché si è preso l'amore grande della mia vita, e quindi se l'è preso, l'è trattato qua. Io mi ero innamorata qua, stavamo bene, purtroppo se n'è andato su una nuvola e io ho scritto una canzone che si chiama Coppa una nuvola e te la devo far ascoltare e l'ho cantata proprio a Ischia Ponte, perché non sono legata a questo posto, a Ischia Ponte al Festival della Canzone del Mare che c'è stato l'anno scorso. La canzone si chiama Coppa una nuvola, è molto bella, spero di cantare in trasmissione al più presto, perché comunque c'è la luna, c'è il Castello Aragonese alle spalle. E c'è anche il filmato e mi pare molto carino. E quindi mi fa piacere tornare a Ischia, dove ho passato anche tutta quest'estate lavorando. Me ne vado, faccio il spettacolo e poi ritorno. Allora, io sono Lucia Cassini, la canzone sarà tra erotica, saggistica e poesia. Ci sarà anche Bruno Mancini che mi dà la mano con i testi e tutto. Un bacio a te, è meglio un bacio a te perché sei giovane.
scusa, no, dico, un bacio a te, ma mo ci facciamo le foto, le mettiamo su Facebook e book, un bacio a te, libri, accattate, a comprarli anche il mio, ti riporto un po' di copie, per li vendi qua. Certo, no. Sai perché? Perché questo, il ricavato, una parte ai bambini, all'associazione Rosa Azzurro del professor Paludetto per comprare una nuova incubatrice ai bambini che hanno bisogno all'ospedale al policlinico. Vi voglio bene, smuocchete, ciao. Una storia di troppo. Di una mano, forti emozioni più forti, fortissime, ben troppo prima. Nel tempo perduto di un viaggio astrale, la nostra coppia solitaria, in solitudine senza tempo, s'arrocca in semplici schemi, amore troppo, lei pensa troppo unica. Rivederci un giorno, appuntamento in centro, a belli i treni, all'ora di punta, che non sia carnevale. Troppo amore non serve, lei pensa, troppo uguale. Troppo nuda, troppo sincera, troppo significante, l'attesa è del troppo gradevole. È il vecchio corsare dell'amore e la morte, pretende, attende l'ultima emozione prima, ignota, offensiva, sul fasciame di un suo vascello disteso alla fonda in acque mitiche, solo il sole affisso all'albero alto, chiuso, lasciati avvizzire i ricordi, cerca il baglia. La noia. L'ultima emozione è più forte, fortissima. Se assale è solo da sola, solissima, senza illudersi di essere attesa, assimilata, per poi dissolvere anche i pianti, scrupoli di non essere ancora appartenuta. E Franco potrà dire, il tema è favola, la storia è antica, il passo è breve, accettati e lascia libere le tue certezze.